Solo chi ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera! Buonasera e benvenuti a tutti a quest'ultima puntata di Solo chi c'ha fede, e si percepisce che è l'ultima anche dalla mia voce, come potete sentire. Siamo arrivati alla fine di una lunga stagione che ha visto come protagonisti i più grandi campioni dello sport e nella vita che abbiamo in Italia. Un'Italia davvero ricca di talenti, avete visto quante medaglie, quante coppe, quanti titoli, ma soprattutto quanto cuore. Bene, oggi vogliamo ripercorrere con voi questa stagione che è stata di grande successo e di grande entusiasmo per noi, e lo facciamo subito con quella che è la prima rubrica che conosciamo in Solo chi c'ha fede, ovvero C'è fede e fede. Perché c'è fede, fede? Perché c'è fede, fede? Perché c'è fede, fede? Ed ecco qua, vi presento tutta la nostra Mimì Sara Band al completo. Raffaele, Matteo, la nostra Claudia fantastica, Andrea e Tommaso hanno accompagnato le vostre serate, le vostre settimane in questo 2018 e 2019. C'è fede, fede? Beh, se avessimo seduto sulla nostra sedia Antonio Cassano, sono sicura che una delle foto che ci farebbe vedere sarebbe sicuramente questa. La guardiamo insieme. Da piccolo Antonio voleva a tutti i costi giocare nell'Inter, era il suo sogno, perciò se gli avessimo chiesto la fede nei tuoi sogni sarebbe stata sicuramente una delle fotografie che avremmo goduto insieme, anche perché dopo questa foto arriverebbe sicuramente quest'altra, Cassano all'Inter con il suo sogno realizzato. E come il sogno di Cassano ne abbiamo scoperti tanti di sogni e li vediamo insieme in C'è fede e fede. Raccontiamo velocemente cosa è successo per chi si è perso il fatto. Semplice, praticamente c'è una partita, stiamo vincendo 3-0, un dirigente avversario mi insulta senza ripetere gli insulti, andiamo avanti, io reagisco, dico ce l'hai con me, mi ribadisce l'insulto e dice sì ce l'ho con te, io dico ok, lascio l'area della panchina, giustamente l'arbitro a quel punto mi manda fuori perché lascio l'area delimitata, ma non faccio nulla. Questo continua ad insultarmi, allora io dico va bene, allora ci vediamo dopo fuori negli spogliatoi. Ribadisco, ce l'avevi con me a fine partita, lui continua con un altro insulto e allora io personalmente sbaglio colpendolo con uno schiaffo e con un calcio. Però gli insulti erano stati tre ripetuti. Quando a volte la lingua fa più male delle mani, questo io ho sbagliato, prendo un mese di squalifica, non faccio ricorso perché la squalifica è giusta, ma la cosa ingiusta le cose giuste sono due: A, che vengo punito solo io, e B, che giornalisticamente viene dato un ampio risalto nazionale, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Dago Spia, tutte di più, raccontando la reazione ma non raccontando l'azione. Parlaci della tua famiglia. Allora, penso che sia tutto per me, nei momenti belli e nei momenti cattivi, guardi alle spalle, ti guardi al tuo lato e vedi una moglie stupenda, un figlio che dà tante gioie, penso che sia il massimo per me, ho trovato veramente una persona che è a mio fianco, che mi ha dato non il 100, come si dice, 110%, ma mi ha dato il 200%, il 300%, mi ha regalato la una bellissima la donna, tra l'altro. Grazie, bisogna ringraziare. L'abbiamo vista qui, ma la vediamo insomma anche qui, una devo bellissima dire che donna. È una donna speciale, l'amo tanto, amo la mia famiglia e ci competiamo anche perché viviamo molto tempo insieme. Che bello! È lei che mi sopporta. Fede nel gruppo, e qui tocchiamo un po' l'appartenenza alle tue squadre, insomma. Beh, direi di sì. L'Inter in primis. Beh, l'Inter, sì, ma sicuramente l'Inter, perché faccio parte anche di Inter, cioè ho giocato con Inter Forever, quindi la possibilità nel post carriera di ritrovarsi con i compagni, con anche avversari con i quali poi si diventa amici. Sono capodelegazione dell'Under 20 quest'anno. Ma esatto, sono questo è molto importante, esatto. Perché tra l'altro il 2020 ti vedrà protagonista con l'Under 20. Esatto, l'Under 20, tra l'altro è importante perché ho fatto un passaggio, Under 18 prima, 2 anni in Under 19.
2019 e lo scorso anno siamo arrivati in finale all'Europeo in Finlandia e quest'anno con l'Under 20 abbiamo conquistato la possibilità di disputare i mondiali. Quindi al di là di tutto la forza del gruppo è data dall'insieme delle persone che sono all'interno e soprattutto dalla capacità di avere relazioni che siano relazioni profonde e attraverso le quali poter crescere. Una delle grandi novità di Solo Chi C'ha Fede questa terza edizione 2018-2019 ha visto protagonista un grande campione dello sport, il campione del mondo di apnea che abbiamo imparato a conoscere, Mike Maric. Un campione del mondo dello sport, ma soprattutto un campione nella vita. Ha dimostrato davvero con chiarezza quali sono i suoi ideali, qual è la sua etica e qual è la sua morale. Quindi è con noi Mike Maric! Sto giro rido io però. Cosa succederà? Perché è il tuo turno. Era, sapevamo che l'ultima puntata è Fede che deve dare prova delle sue abilità. È giusto? Vero. Giusto? Giusto. So che aspettavate questo momento da tempo e invece quest'oggi lasciamo te senza respiro, perché quale conclusione migliore potevamo avere della tua rubrica se non lasciare Mike Maric senza respiro? E lo abbiamo fatto portando qua in studio chi farà la prova con te. Una grande sportiva, ma non soltanto, tua compagna, Deborah Venturelli! Ciao! Volevamo un bacio da senza respiro, però, Deborah. Benvenuta, grazie. Sportiva, ex pallavolista, adesso insegnante di Pilates, sì. Grazie poi al tuo percorso che non è stato per niente facile, tra l'altro, dai una mano alle persone che hanno problematica alla schiena e non certo. Soltanto sei un insegnante di Pilates. Assolutamente. Così abbiamo raccontato un po' di Deborah. Certo. Poi gli occhi, insomma, parlano grazie. Da soli. Grazie. Adesso ti colgo alla sprovvista, adesso, che prova facciamo fare a Deborah? Sono rimasto io senza respiro. Guarda, siccome sono sufficientemente buono e anche emozionato perché mi avete preso in castagna, suggerisco a Deborah questo esercizietto che fanno anche i bambini, quindi non la voglio mettere in difficoltà, dove lo conosci, penso, sì, glieli, perché... glieli rubo, quando lui non c'è glieli rubo. Ah, le sì? Sì, allora sì. Ci aspettiamo una prova eccezionale. Siccome è competitiva, non poco, non è rimasta competitiva per niente, allora prendiamo il tempo sì. E io da allenatore mi aspetto almeno 15 secondi. Okay? Sentiamo anche il tifo del pubblico. Pronti? Quindi, sei pronta? Sì, sì, sono pronta. 3, 2, 1, via! Vai! Vai Deborah, vai! In alto il valore delle donne, vai, vai, vai! Voglio vedere se è una mia degna allieva, Non sconcentriamo, vai, ma... Vedere. No, bravissima! Allora, ragazzi, invece, si merita un bacio? Direi di sì. Oh, scoop! E a proposito di scoop, questa potrebbe sembrare una cosa raccontata ad hoc, invece è la verità. Ovvero, nella prima stagione di Solo Chi C'ha Fede, per chi ci segue ormai da tempo, Mike Maric è stato nostro ospite su quella poltrona e ci ha raccontato veramente le emozioni più importanti della sua vita. Dopo qualche tempo, Mike si è fidanzato e mi ha raccontato che si è fidanzato anche grazie al nostro programma. Lo vuoi raccontare ai nostri telespettatori? È verissimo perché quando tu mi hai intervistato è stata una... bellissima e commovente intervista, abbiamo parlato anche del tema dell'amore e in quel momento io ero single, ero da solo. E in che data? 18 giugno 2017. Esattamente, è stata la messa in onda del programma e io e Deborah ci siamo trovati magicamente. Ti abbiamo fatto scoprire il lato umano di Mike Maric in quell'episodio? Allora, devo dire, l'ho conosciuto sotto un altro aspetto, nel senso che non pensavo desse così tanto importanza al valore della famiglia, all'amore, perché ovviamente conoscendolo come sportivo e non sotto un altro aspetto, non mi aspettavo desse determinate risposte. E invece anche da quel programma ho capito qualcosa in più di lui, ho detto sì, è lui. Davvero fieri e orgogliosi, guarda, è un regalo. Grazie. È un regalo per tutti gli amici di Solo Chi C'ha Fede, perché
puntiamo insomma a fare questo, adesso creiamo anche coppie, chi può dire che cosa succederà nella quarta edizione. Mike, grazie per essere stato veramente un prezioso valore aggiunto per questa terza edizione, e ci aspettiamo con delle sorprese insomma nella quarta edizione che arriverà, arriverà presto. Ci sono ancora tante cose da fare senza respiro, quindi continuiamo così. E ricordiamo ovviamente il tuo libro che ci aspetta in libreria, La scienza del respiro, edito da Vallardi, e che ha ricevuto il premio come miglior libro del CONI. Grande orgoglio. Grazie. Grazie Deborah, grazie Mike. Grazie. È decisamente uno dei momenti più emozionanti in cui scopriamo il lato umano dei nostri sportivi e fotoricordo. Si siedono proprio qui, su questa poltrona, e raccontano di loro, delle loro famiglie, delle loro esperienze, delle loro vittorie, ma anche delle loro sconfitte. Ad esempio, ci fosse seduto qui Carlos Bacca, secondo voi che foto metterebbe sul nostro LEDWALL? Io credo metterebbe proprio questa. Perché pensate che fino a 22 anni, anche con la passione del calcio, perché lui giocava, non aveva potuto praticarlo ai livelli invece che gli appartengono adesso, i livelli internazionali di cui è campione, ed è stato pescatore fino a 22 anni aiutando il padre. Davvero un sogno enorme che si è realizzato e un ricordo meraviglioso. Prima immagine. Ma meravigliosa, dai. Meravigliosa davvero. Raccontaci. Allora, qui ero tornato a Trento dopo la malattia e facevo parte di quel club incredibile che mi ha dato l'opportunità di rientrare ad alto livello, nonostante non fossi ancora proprio pronto. Perché tu devi sapere che io ho ripreso l'idoneità agonistica a 4 mesi dal trapianto, ma non ero un grande atleta. Credo che sia naturale, insomma, certo. C'è bisogno di un tempo di recupero. Ed è una cosa molto importante da raccontare, perché succede in quel campionato che tu quindi ritorni un pochino sui calzini, come si dice, e devi aver tempo di recuperare. Invece ti ritrovi a dover entrare in campo, a sostituire il palleggiatore ufficiale della squadra. Bravissimo. E giochi quel campionato da protagonista e finisci quel campionato vincendo. Cioè, questo, dopo una malattia, dopo la ripresa, come nel tuo caso, che sensazione ti dà? Davvero una cosa che non possiamo non raccontare. Guarda, l'hai raccontata benissimo. Tutta la stagione io ho cercato di rispettare l'opportunità che loro mi avevano dato, quindi allenandomi bene e rispettando bene il mio ruolo, e ho contribuito come potevo, e con quello che dovevo fare. Poi è arrivata questa opportunità, purtroppo grazie all'infortunio di un mio compagno, e ho dovuto giocare questa finalissima scudetto da titolare. Abbiamo vinto, abbiamo fatto un grande cerchio, tutti i ragazzi della squadra, e io addirittura sono stato premiato come miglior giocatore della finale scudetto. E questo che volevo arrivare a dire, miglior giocatore della finale. Della finale, ragazzi. Ci tengo soltanto a dire che la sensazione più bella che ho provato è stata in assoluto la gratitudine, e in assoluto ci tengo tanto a dire che quello che ho fatto non l'ho fatto da solo. Io credo veramente che la squadra in generale, quindi parlo di famiglia, parlo di amici, di medici, di infermieri, di questa società e dei miei compagni in campo, mi hanno aiutato ad arrivare dove sono arrivato. E noi ci crediamo molto. Grazie. Il potere della squadra. Il calcio professionistico italiano maschile deve avere obbligatoriamente delle under giovanili femminili, e quindi ci stiamo arrivando anche noi. Sicuramente i frutti non si vedranno adesso, ma col passare del tempo penso che potremmo poi anche noi essere come quelle squadre che vediamo adesso, come il Lione o, che ne so, il Bayern Monaco, il Manchester City. Che sono delle grandi squadre calcistiche femminili. Sì, sì. Vabbè, il Lione da anni che vince la Champions, ma come ti ho detto, perché è partita anni fa, facendo tutta quella strada che stiamo facendo noi adesso. Quindi magari noi, con la Juve, noi ti seguiremo con grande passione, anche grazie, perché insomma è giusto che ci sia una possibilità assolutamente per tutti di fare qualcosa che appassiona. Wow! E qua, allora, questa la dobbiamo raccontare bene, perché c'è una storia che rappresenta il tuo modo di vedere le cose. Bravissima, ti ringrazio Fede, perché spesso si parla di calciatori, si parla di soldi, contratti, super contratti. Questa per me, questa è proprio veramente la mia storia, per come sono fatto io. Io sono arrivato a Firenze giocando in Serie A e giocando nella Champions, e mi sono ritrovato in un fallimento incredibile, veramente incredibile, in una piazza che mi era veramente entrata dentro. Siamo ripartiti dalla C2. Questa, se non sbaglio, è
e ritorno in Serie A. La Fiorentina che ritorna in Serie A. Assolutamente. Nonostante il fatto che tu fossi un giocatore quotato e avessi sicuramente delle proposte interessanti, la squadra fallisce, finisci in Serie C. Ma non lasci mai la squadra finché la Fiorentina non torna in Serie A. Se non è fedeltà questa, non saprei davvero. Ti ringrazio perché sono molto legato a anche a questa foto. Io un mese prima giocavo il mondiale in Giappone, Corea-Giappone. E poi eri qua. E poi mi sono ritrovato fallito. Come ti sei sentito in questo momento, invece, quando poi dalla C non hai mai abbandonato la tua squadra fino ad alzare questa sciarpa e ritornare in A? Ma lì subentra proprio il tifoso viola mi ha veramente travolto dall'affetto e io non riuscivo a girargli le spalle, quindi... Abbiamo anche scoperto come i grandi campioni dello sport gestiscono le proprie energie. L'abbiamo fatto grazie allo spazio Energia Vitale, proposto da Egeria Energia. Egeria vuol dire proprio energia. Vediamo insieme quali sono state le risposte più significative. Percentuali, hai una torta, famiglia. 45 famiglia, 45 lavoro. E siamo a 90, ti avanzano. E 10 calcio, sport, karate. Sport, niente svago perché eliminato. Lo svago è la karate, è il calcio. Beh, adesso che siamo io e mia moglie da soli, comunque un po' di meno rispetto a prima, però sempre quel 25%. 25%. Lavoro. Lavoro il 20%. Cerco di fare un po' il minimo perché ho dato prima. Tu hai aperto una scuola calcio? Avevo una scuola calcio. Avevi una scuola calcio? Adesso l'abbiamo chiusa. Non è semplice? Assolutamente no. Assolutamente no, perché con i bambini, straordinario, il problema sono i genitori, purtroppo. Ecco. Quindi, vabbè, no, diciamolo, ma dicelo, ma è la verità. Il problema più grande che creano i genitori nei bambini che iniziano un tipo di carriera come la tua, qual è, già che ci siamo? Perché il genitore pensa sempre che il suo figlio è il migliore. Deve avere la numero 10, deve avere la fascia di capitano. E non hanno capito nulla, invece. Ma questo i bambini... Per loro non si facevano problemi, i problemi se li fanno sempre i genitori. Qual è invece il modo giusto di agire secondo te da genitore? Lasciarli proprio tranquilli, farli divertire, i problemi loro se li risolvono da soli tanto, ma poi non ci devono essere problemi perché finiscono la scuola e vengono a fare un'ora e mezza di divertimento e loro si divertono, è quello che cercano. Ma la famiglia direi che a questo punto della mia vita, ho quasi 50 anni, quindi... prende il 40% della, perché il Riccardo è grande, quindi ha 21 anni e mia moglie, come ho detto, ha la sua vita al di là di tutto, però prende un 40%, quindi prende una buona fetta, perché come ho detto essere presente significa esserci. Abbiamo vissuto emozioni importanti tramite la musica, la colonna sonora della vita e delle carriere sportive dei nostri campioni. L'abbiamo fatto tramite My Music. E così approfitto anche per presentarvi, anche per questa stagione, la nostra Mimì Sara Band, l'associazione Minuetto che coltiva le passioni dei ragazzi e davvero sono dei talenti eccezionali e noi siamo fortunati perché li abbiamo qui in studio con noi. Raffaele, Matteo, Andrea, Tommaso e Claudia, che è stata splendida davvero quest'anno, adorata da tutto il nostro pubblico. Beh, allora, un aneddoto che voglio raccontarvi, che mi ha particolarmente colpito, è quello che riguarda Osvaldo, il calciatore campione che tutti voi ben conoscete. Pensate, una persona che ha 30 anni, soltanto a 30 anni, nel culmine della sua carriera, decide di abbandonare il mondo del calcio, perché non gli regala il sentimento, l'etica e la morale a cui lui è affezionato, non gli regala la felicità, quindi rinuncia ai milioni per dedicarsi alla sua vita e alle sue passioni. E lo sapete cosa ha fatto? Ha creato e formato la sua band con la quale suona e canta in giro per il mondo. Scopriamo insieme quali sono stati i brani più gettonati dai nostri campioni. Che voglio solo perdermi dentro di te e a camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più bravo io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale.
fenomenale. Non potevamo non mettere questo brano. Questo è un significato, però ce l'ha. Fenomen Ale. Allora, Ale. Perché in questo caso il significato ce l'ha. Nasce mio figlio che si chiama Alessandro. E chiedo una clip al mio grande amico Alessio Milone, che è bravissimo nei montaggi. Grande tutte... Alex Milone, no, lo salutiamo anche noi perché ogni tanto contribuisce. Mi fa anche dei favori. Anche al video, tra l'altro, che hai visto prima dei tuoi collaboratori. Ringraziamo sua. Alex Milone. È tutto sì. suo, sì, sì. È tutta roba sua. Comunque, facciamo questo video con la scritta fenomenale, quando nasce Alessandro, con tutte le foto dalla nascita. E questa canzone Gianna Nini era proprio in quel periodo, perché Alessandro nasce il 31 ottobre del 2017, era il periodo di fenomenale. Io quando sento fenomenale, allora a quel punto gioco con le parole, gioco con la canzone, ed è un video che porto sul cellulare, sul computer, nel cuore, quindi fenomenale per me è qualcosa di unico, perché mi ricorda Alessandro. Prossimo brano. Se li cammino per la strada leggera, ormai sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa. Forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Può comprendere tante cose questo brano, per quanto ti riguarda? Allora, in realtà più va avanti la vita e più riguarda tante cose, risveglia tante, tante cose. Allora, l'ho scelta perché intanto Vasco Rossi è il cantante preferito di mia moglie e lei mi ha aiutato a conoscerlo anche molto, molto più in maniera approfondita. E questa è la sua canzone preferita sua ed è la prima canzone, pensa, che io ascoltai veramente attento, in maniera attenta, di Vasco, e l'ascoltai in un viaggio in aereo, l'ho sentita tantissime volte, scaricai le pile del Walkman, ti ricordi c'era il Walkman con le cassette? Me lo ricordo, sì. Ecco, e in un viaggio della Nazionale Juniores andavamo a Sydney, quindi andavo a fare una trasferta in Australia e in questo viaggio io ascoltai Sally per tutto il tragitto e non l'avevo mai sentita prima. Bellissimo brano. Raccontiamo di questo brano. No, questo brano è la canzone d'amore di mia moglie, l'abbiamo eletta proprio, una canzone bellissima, così dolce, che racconta veramente Superman, quello che può fare Superman. Un uomo. Fight for fighting. Quello che può creare, può fare, può diventare un uomo attraverso il proprio amore per la propria compagna, quindi... No, ma che bellezza tutte queste cose che mi dici oggi! Prossima canzone. Step off the train, walking down your street again, and I've passed your door, but you don't live there anymore, and I'm sure that the desert means the rain, and I'm sure that I miss you. Bravi ragazzi! Everything but the girl. Questa missing. Canzone del 96, estate 96, praticamente è una canzone che ascoltavo dappertutto, perché nel mese in cui io dalla Salernitana in cui giocavo, sì, ad arrivare alla Juve in quei mesi, due mesi di trattative, la ritrovo dappertutto, l'ascoltavo in qualsiasi... andavo in un bar, c'era questa canzone, andavo a bere qualcosa agli amici, c'era questa canzone. Nella serie della Juve, pure prima di entrare nella serie della Juve, questa sentivo canzone. Questa canzone dappertutto, quindi per me, a parte una canzone meravigliosa, mi ricorda quell'estate
fatta di nervosismo, fatta di attese. Per me c'ho questo focus, c'ho questo ricordo netto di quell'estate di quel lì. Brano. Tra il dire e il fare, cosa c'è in mezzo? L'abbiamo detto spesso, il mare. Però abbiamo gustato veramente dei momenti molto divertenti con il fai da te, la manualità dei nostri campioni del mondo. Quest'anno il premio Tra il dire e il fare 2018-2019 va ad Alessa Maurelli, il capitano delle farfalle azzurre. Pensate, con 11 fori e viti nel nostro spazio Tra il dire e il fare ha battuto tutti i grandi campioni sportivi che sono stati qui con noi in studio. Davvero incredibile. Ma vogliamo farvi gustare quelli che sono stati i momenti più caglienti tra il dire e il fare, Bricofer e Black & Decker. Lorenzo Savadori, 60 secondi per te. Sei pronto? Sì. Come se tu fossi in prima fila in Superbike. Sì, sei non pronto? Non me la cavo troppo con mettiamo subito. No, dai, no, tu prova, però dai, fallo con quello spirito. Ce la metto tutta. 3, 2, 1, go! Vai, vai, vai! Vai, vai, Lorenzo, vai! Una nuova sfida per te. È un fantasista, è il fantasista del fai da te. Però a stile, bisogna dire che a stile. Allora vai subito sul sicuro, quindi hai fatto un tot di numero di fori, adesso a vita. 23 secondi, 22, 21, ti mancano 20 secondi, è super concentrato, Super concentrato, grande tecnica, vai, avanti. Grande tifo oggi in studio. Vai Angelo, senti che tifo. Ancora 30 secondi, Jack. 30 secondi per superare 11, 11, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Questi guanti non aiutano. Ed eccoci in chiusura di puntata, ma non soltanto, siamo anche in chiusura di stagione. Questa terza edizione di Solo chi c'ha fede si conclude qui. Noi vi siamo veramente grati per averci seguito in tanti, siete stati moltissimi, avete capito il senso del nostro programma, ovvero andare oltre, guardare quello che è il lato umano dello sportivo davanti a quello che è il campione, il suo risultato di vittoria nella vita. Siamo molto entusiasti e soddisfatti del lavoro che facciamo, siamo una famiglia, una squadra che ringrazio veramente tutta di cuore, dalla regia a tutte le persone che voi non vedete ma che contribuiscono a darvi questo bel prodotto finale. Un ringraziamento particolare va al mio socio, veramente a tutte le persone che fanno sì che venga veramente fuori il cuore da Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Un ringraziamento particolare va all'associazione Minuetto con la Mimì Sara Band che ci concede ogni anno l'onore di essere con noi. Davvero grazie, grazie a voi perché siete stati il cuore di questo programma. Noi ci rivediamo con una quarta edizione che spero ancora più scoppiettante e ricca di sorprese. Davvero continuate a seguirci sui nostri social, su Instagram, su Facebook, insomma le novità sul lato umano degli sportivi non finiranno, anche se noi ci rivedremo a fine anno. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie a tutti voi e finiamo alla grande perché i Fast Food Freestyler sono qui con Giorgio, perciò noi vi diamo un augurio per una vita veramente di serenità, di salute e di tutte le più belle cose che potete desiderare, ma sicuramente di amore e di umanità. Un saluto da tutta la squadra di Solo chi c'ha fede, alla prossima, grazie! Solo chi c'ha fede.